È la musica di Phineas Gage, l'ultimo lavoro discografico dell'artista romano Roberto Angelini, ieri in Casa Cava a Matera nell'ambito del suo tour Solo Live. Cantautore, chitarrista acustico, jazzista, discografico indipendente, Angelini è un eclettico della musica, molto cantautorale. Il primo lavoro, Il Signor Domani del 2001, decisamente pop Angelini del 2003 con all'interno il successo commerciale Gatto Matto, poi la svolta sperimentale. Ho fatto un percorso, sono riuscito ad arrivare al Signor Domani, all'epoca andare a Sanremo, e poi per una serie di cose sono arrivato a fare un secondo disco che era completamente diverso. Ho avuto anche lì la fortuna di fare un successo popolare, quindi un tormentone che poi mi ha dato tanto in positivo, mi ha dato tanto in negativo, perché poi per ritornare a fare delle cose che mi sentivo più mie ho dovuto lavorare ricominciando da sotto zero. Dalla biografia di Angelini emerge anche il suo forte legame con la Basilicata, Vittorio Camardese, suo patrigno, geniale chitarrista jazz molto apprezzato, forse poco conosciuto, tra gli inventori della tecnica del tapping era Lucano di Potenza. È stato un momento molto particolare per me, perché io ricordavo che lui avesse una tecnica, un modo di suonare la chitarra speciale. Grazie a un video che sono riuscito a ritrovare, praticamente Vittorio Camardese ha avuto una nuova vita chiamiamolo successo, perché avendo postato questo video su YouTube ha fatto il giro del mondo e ha cambiato comunque storicamente un po' l'origine di un modo di suonare la chitarra che si chiama tapping e che lui aveva inventato. Al fine di restituire a Camardese il posto che merita nella storia della musica, la regista potentina Vania Cauzillo sta realizzando un documentario sull'artista e medico potentino. Ieri in Casa Cava la presentazione del progetto. Sono due anni che abbiamo intrapreso la ricerca su di lui, la ricerca negli archivi, nelle techerai, e abbiamo adesso, diciamo, dopo due anni di lavoro, del materiale per fare proprio un film documentario su di lui. Angelini, ricordiamo, potete incontrarlo anche in TV nell'ambito del programma di satira Gazebo su Rai 3, dove segue musiche dal vivo insieme al trombettista Giovanni Di Cosimo.